Nelle ultime ore l'ex concorrente del Grande Fratello Federico Massaro è intervenuto sulla famosa lite avvenuta durante la festa del reality. E, ormai da giorni che si parla della famosa lite avvenuta durante la festa dell'ultima edizione del Grande Fratello. Lite che, stando a quanto riportato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, sarebbe scoppiata tra due ex GFini, Mirko Brunetti e Sergio Dottavi, a seguito di alcune frasi poco piacevoli pronunciate dall'ex volto di Temptation Island a Greta Rossetti. Sulla vicenda sono intervenuti diversi ex concorrenti del reality, alcuni dei quali neppure presenti alla festa, come ad esempio Giselda Torresan. Quest'ultima, senza sapere cosa fosse realmente successo, si è schierata dalla parte di Mirko Brunetti, smentendo così quanto raccontato da Venza e dagli altri ex coinquilini. Ma non solo, la ragazza, nell'argomentare, ha anche tirato in ballo questioni private di Greta Rossetti riguardanti il padre. In seguito, sulla vicenda è intervenuto anche Federico Massaro che, nel riprendere una risposta data da Sergio a Giselda sulla montagna, ha lanciato una frecciatina all'ex GFino, scatenando così un acceso botta e risposta tra di loro. Grande Fratello, Federico sulla famosa lite alla festa del reality. A distanza di qualche ora, il modello è poi nuovamente intervenuto sui social per fare chiarezza su quanto fosse accaduto tra lui e Sergio Dottavi. Nel rispondere a delle domande e delle curiosità dei fan, Federico ha anche fatto chiarezza sulla famosa festa del reality di Canale 5. Un utente gli ha domandato se poteva smentire le accuse contro Mirko Brunetti riguardo la festa e quello che avrebbe detto a Greta Rossetti. Massaro ha così replicato: "Allora, come ho già detto, non so nulla. Nel senso che non so cosa sia successo, non so perché dopo un sacco di tempo, perché la festa è successa tanto tempo fa, è rispuntata sta cosa. Io tutto quello che vi posso dire è, io sono una persona molto cocciuta, però io ho sbagliato su Mirko, ragazzi. Qualsiasi cosa sia successa, una persona che dopo lo scontro che abbiamo avuto lì dentro casa mi porta del caffè e si comporta con me come si è comportato Mirko con me, è una bella persona. Mirko è una bella persona, qualsiasi cosa sia successa. E non ve lo scordate. Non so cosa sia successo, ragazzi,